È in pieno fermento l'attività culturale al quartiere 4, un quartiere di Firenze molto attivo, molto attento al territorio, alla valorizzazione delle attività che si svolgono sul territorio e anche ai personaggi che qui vivono. In questo caso, in questo pomeriggio di settembre, siamo con l'autrice Lorena che ci parlerà della sua mostra, una mostra che da Mille e una notte si intitola Mille e un colore. Sì, innanzitutto ha ragione la signora, il quartiere 4 è un quartiere che ha sempre valorizzato, diciamo, le realtà che ha al suo interno, tra cui io che sono una che abita qui da tantissimo tempo. Quindi innanzitutto grazie a loro, grazie al Presidente. Dopodiché questa è la prima mostra personale che faccio dopo tantissimi anni, perché ho cominciato a dipingere che ero piccolissima, a 6 anni, e a 13 già facevo le prime mostre. Poi dopo un grandissimo periodo di crisi ho ricominciato a studiare e a rilavorare, quindi diciamo che è la prima importante. Allora, Mille e un colore perché? Perché il colore per me è fondamentale nella mia vita, così come d'altra parte, altrettanto come il colore lo sono i materiali, quindi qui si tratta di trovare questo legame tra quelli che sono i materiali, sia in pittura, perché vedete i miei quadri difficilmente sono soltanto quadri, hanno anche dei rilievi, delle applicazioni, quindi sono materialmente lavorati e anche colorati, e poi con delle piccole sculture, perché purtroppo le sculture grosse non ho potuto portare, che però in alcuni casi, come vedete, sono comunque dipinte, insomma. Per cui per me centrare questa mostra significava far vedere quanto è importante nella vita di ognuno sia il colore che il materiale che usiamo, perché questi sono tutti materiali che noi usiamo tutti i giorni, sono tutti materiali naturali, innanzitutto legno, ferro, pietra, per esempio, che ho raccolto sull'Arno le pietre che ho utilizzato, così come legni io li raccolgo quando vengono tagliati i rami degli alberi, insomma, dopodiché uno li fa un po' essiccare e poi li lavora, no? E come potete vedere, per esempio, un quadro, questo qui, che si chiama I dannati della terra, perché rappresenta ovviamente quelli che sono i naufragi e che sono i morti che ritroviamo sia nel Mediterraneo che più vicino ancora alle nostre coste, che all'interno del Mediterraneo, che più vicino anche alle nostre coste come Lampedusa, eccetera. Questi sono legno, pietra e poi ci sono anche delle stoffe appiccicate, attaccate, dopodiché sono state lavorate. Questo è quello che mi interessa, quello che c'è nella realtà di tutti i giorni, farlo diventare un'immagine di questa realtà. Io spero di esserci riuscita, come dire, se no continueremo a lavorare, insomma, ecco. Quindi scoprire la meraviglia del quotidiano in questa mostra, potete, i visitatori sono invitati appunto a visitare questa mostra e a riscoprire la felicità, la gioia, l'emozione del quotidiano, che è sempre meraviglioso. Sì, poi dunque questa festa del colore, perché io così questo la chiamo, è un omaggio a Jean de la Croix, senza il quale nessun pittore sarebbe esistito, secondo me, perché proprio il maestro del colore per me è de la Croix. E come questo, altri quadri qui attorno fanno omaggio a lui, ma questo in maniera particolare, che si chiama Caccia al leone, e è proprio tratto dal quadro, insomma, dal suo quadro. E mi piacerebbe molto chiudere con questa fantasia di colore che de la Croix ha insegnato a tutti noi, insomma, ecco.